Beata te, San Nicola. Chissà quante ne hai viste, eh? Potessi parlare, chiederei a te un'idea buona per il mio film. Devi raccontare la storia di San Nicola. Si chiama Nicola, cozze, kebab e Coca-Cola, il film di Antonio Palumbo prodotto da Francesco Lopez, che racconta la vita del santo di Mira, patrono della città di Bari. Uscirà nelle sale con un'anteprima del 5 dicembre al Cinema Galleria di Bari e poi con proiezioni il 6, il 7 e l'8 dicembre nelle sale della città, Ciachi, Galleria e Showville. Sarà una prima tappa per poi cominciare un tour nei cinema di tutta Italia. È la storia, non rivisitata, è proprio la storia, diciamo una storia sconosciuta, soprattutto anche baresi, del santo più importante del mondo, più venerato del mondo. E quindi noi siamo entrati in questo progetto come Oz Film, agganciandoci a un lavoro già preesistente di Antonio, e abbiamo pensato che questo fosse un film che portasse Bari alla ribalta, ma che portasse anche a Bari, insomma, tutto il mondo nicolaiano che è nel mondo, appunto. Questo è stato il nostro progetto. Una produzione lunghissima, ci ho messo 10 anni a girare questo film, e poi quando il film era pronto l'anno scorso ci si è messa la pandemia a bloccare l'uscita nelle sale, perché volevamo l'uscita nelle sale, perché ho voluto raccontare San Nicola per quello che è, un santo pop, quindi ci tenevo che la gente lo vedesse al cinema, partendo sicuramente da Bari, che è mondialmente riconosciuta come la città di San Nicola, ma per coloro che vedranno il film si renderanno conto che San Nicola è un santo venerato e amato in tutto il mondo, sia nella sua forma legata al mondo cristiano, sia come figura folcloristica. Il lungometraggio è stato realizzato con il contributo di Apuglia Film Commission e porta nuovamente sugli schermi la città di Bari e il culto nicolaiano. È un film che in realtà andava realizzato molto tempo fa, noi lo aspettavamo, e quindi quelle idee semplici ma che in realtà efficaci, che raccontano la storia della città, l'identità culturale millenaria che ci rappresenta, ad esempio quella attraverso la quale la nostra città ha provato a candidarsi a capitale italiana della cultura col culto nicolaiano. Saint Nicholas, the man, the legend, the saint.